Sergio Muniz, l'affascinante attore e modello spagnolo, si è recentemente raccontato in un'intervista a Ciao Maschio, il late show condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1. Muniz, vincitore della seconda edizione de Isola dei Famosi nel 2004, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi su come l'estetica lo abbia aiutato a superare alcune sue debolezze caratteriali e a diventare un volto noto del piccolo schermo. In questa rielaborazione, esploreremo la sua storia, la sua timidezza e il suo rapporto con le donne, senza dimenticare il suo percorso televisivo dopo l'esperienza sull'Isola. La timidezza e l'uso della bellezza come strumento di lavoro. Sottotitolo: come l'estetica ha aiutato Muniz a superare le sue insicurezze. Sergio Muniz ha ammesso di essere sempre stato una persona timida, quasi patologicamente. Tuttavia, la sua bellezza gli ha permesso di intraprendere la carriera di attore e modello, trasformando la sua insicurezza in un'opportunità. Ho usato la mia bellezza per lavorare in passato, oggi preferisco coltivare progetti diversi e non sul futile, preferisco cose che possano rimanere e non svanire, ha dichiarato Muniz nel corso del programma. Attore ha anche sottolineato come il mestiere di attore gli abbia consentito di esplorare sfaccettature della sua personalità che altrimenti sarebbero rimaste nascoste. Il mestiere di attore è bello perché ti regala la licenza di diventare qualcuno che tu non saresti mai, ha affermato Muniz, evidenziando come il suo lavoro gli abbia permesso di superare le sue insicurezze e di mettersi costantemente in gioco. Il rapporto con le donne e la sua timidezza. Sottotitolo: meno male che sei bello, altrimenti ti saresti fatto prete. Sergio Muniz ha rivelato di aver avuto un rapporto complicato con le donne a causa della sua timidezza. Con le donne sono stato un disastro, i miei amici mi dicevano, meno male che sei bello, altrimenti ti saresti fatto prete, ha confessato l'attore durante l'intervista a Ciao Maschio. Muniz ha ammesso che è molto difficile che lui faccia il primo passo verso una persona, dimostrando come la sua timidezza abbia influenzato anche la sua vita sentimentale. Nonostante ciò, Muniz non ha mai perso la speranza di trovare l'amore e di instaurare una relazione stabile. L'attore ha dichiarato di essere alla ricerca di una connessione profonda e genuina, che vada oltre l'aspetto fisico e superficiale. Preferisco cose che possano rimanere e non svanire, ha ribadito Muniz, dimostrando di essere alla ricerca di una relazione duratura e significativa. La carriera televisiva dopo l'Isola dei Famosi. Sottotitolo: dai reality show a tale e quale show e non sono una signora. Sergio Muniz ha ricordato l'esperienza all'Isola dei Famosi come un ricordo lontano, ma ha ammesso che il successo riscosso nel programma gli ha spalancato le porte del mondo televisivo. Negli anni, Muniz ha partecipato a varie trasmissioni, tra cui Tale e Quale Show e Non Sono Una Signora, dimostrando di essere un volto versatile e apprezzato dal pubblico. La televisione ha giocato un ruolo fondamentale nella carriera di Muniz, tanto da diventare il suo lavoro principale. Tuttavia, l'attore ha sottolineato l'importanza di prendere la TV, a piccole dosi, a causa dei suoi picchi e delle sue ombre. Per quanto mi piaccia, sono altrettanto contento nel prenderne, a tratti, le distanze, ha dichiarato Muniz, dimostrando di essere consapevole dei rischi e delle sfide legate al mondo dello spettacolo. Nonostante i suoi successi televisivi, Muniz non ha mai perso di vista la sua passione per la recitazione e il cinema. Dopo aver partecipato a film come Full Monty e La Via del Successo con Amy Stewart, l'attore ha vissuto un boom incredibile, grazie al successo di Mamma Mia. Muniz continua a coltivare la sua passione per la recitazione, alla ricerca di nuove sfide e opportunità per mettersi in gioco e dimostrare il suo talento.